Al telefono il sindaco di Adria, Omar Barbierato. Lo chiamiamo in particolar modo in questo momento perché c'è un po' di polemica sul fatto del progetto di marketing turistico musicale che è stato appunto annunciato. Qualcuno ha contestato un po' le cifre che sono state impiegate e in questo progetto lei appunto sottolineava che vorrebbe diventasse città musicale importante la sua città Adria, però qualcuno appunto contesta le spese e naturalmente se vogliamo sentire la campana del sindaco. Allora, ciao a tutti. Allora, io intendo sfruttare questo momento per invitare tutti i cittadini che ascolteranno questa intervista a venire domenica 25 luglio alle ore 21 in piazza Cavour, una delle più belle piazze veramente del Delta, ma direi anche del Polesine, con il teatro comunale davanti, con il Canal Bianco che scorre dietro. Ingresso gratuito, ci sarà la possibilità di ascoltare e partecipare al Comium Festival, il primo progetto di festival rock della città di Adria, con due artisti veramente importanti. I Cyborgs, che hanno aperto i concerti di Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop, The Stooges, Jeff Beck, John Mayer, Johnny Winter, così se può bastare. E poi un'altra grande artista, Ellie DeMuth, che ha diviso il palco con i Motorheads, tanto per dare un'idea, gli After Hours, Carmen Consoli, insomma parliamo di uno spettacolo veramente importante. Per tutto quello che riguarda la cifre, allora io dico una cosa, si parla spesso, si è parlato spesso in questi mesi di chiusura del Covid, delle categorie che sono dovute rimanere ferme. Allora, tutto quello che riguarda gli spettacoli e gli ascoltatori, i tuoi ascoltatori, Leandro, sicuramente lo sanno, sono tra le categorie che sono state più colpite, perché la prima cosa che si è fermata con il Covid purtroppo è stata proprio il mondo della musica live. Quindi parliamo non solo dei gruppi musicali, ma parliamo dei tecnici, parliamo del service, parliamo delle luci, parliamo dei mixeristi, parliamo della pubblicità che sta intorno poi al mondo, no, del concerto, dello spettacolo, della promozione. Quindi insomma, allora si dice non aiutiamo il mondo della cultura. Allora, il modo migliore per aiutare questo mondo è quello di fare spettacoli. L'idea di questa amministrazione è di fare spettacoli di qualità, e quindi ecco perché abbiamo individuato questi due importanti gruppi della scena musicale nazionale, ma insomma direi non solo nazionale, grazie anche all'aiuto di un mio amico con cui mi piace confrontarmi, Stefano Sagredì, che è un grande musicista, un grande chitarrista, insomma con cui condivido insomma la passione sia della chitarra sia della musica. E quindi il sogno di lanciare, ripeto, il primo festival rock di Adria, in cui ancora una volta veramente vi invito tutti alle ore 9, gratuito, non ci sono biglietti, quindi venite tranquillamente a godervi un po' di musica in relax all'aperto, insomma è cosa più bella. Di vicino ci sono anche dei bar per chi vuole consumare, ci sono delle pizzerie, delle gelaterie, per chi arriva prima ci sono i negozi del centro storico. Aiutiamo così anche le nostre attività e penso che insomma tutti uniti contro il Covid e contro la crisi. Perfetto sindaco, trovo interessantissimo questo progetto di marketing turistico musicale. Effettivamente è un indotto che, oltre alle maestranze che aveva citato lei, service, tecnici e altro, sicuramente può portare decine di persone o migliaia di persone in un paese, in una città. Basta solo crederci, magari quest'anno comincerà in sordina, però se si insiste sicuramente potrebbe diventare un veicolo e un volano importante anche per l'economia della città. Guarda, sottoscrivo quello che hai appena detto, insomma tutti i festival hanno una storia, quindi insomma il Delta Blues è il festival nostro di casa, ma anche vicino, no?
abbiamo il Porretta sul festival, insomma esperienze che sono partite da zero e poi sono diventate insomma dei festival, dei signori festival. Ecco, Adriana ha il sogno e anche l'ambizione, se vogliamo, insomma sana, di far crescere un festival del rock, e penso che sia una cosa bella per Adria, ma anche per il territorio, tutto il territorio. Lunga vita alla musica, sindaco, la ringrazio come sempre della disponibilità. Grazie Leandro, un saluto ai tuoi ascoltatori.